Eccoci tornati in diretta Masterchef Green in questo giorno di festa in compagnia dell'amico Christoph. Grazie per essere qui con noi, caro Christoph. Pronto, buonasera. Chissà se Aurora era ancora... Sei Aurora? Sì. Ah, come stai Aurora? Grazie di aver chiamato. Bene. Complimenti per la trasmissione. Grazie Aurora, molto gentile. Grazie. Volevo dirti se mi portavi con te la prossima volta. Perché no, certo. Cara certo Aurora, che ti porterò Aurora. Avremo piacere. È un piacere portarti qua Aurora, stai tranquilla. Una nostra amica di Monterosso, vero? Una nostra amica di Monterosso, stai tranquilla che ti ci porterò. Ok? Ok. Cara Aurora, ti mandiamo un bacio. Salutimi tutti i tuoi, salutimi tua madre in particolare. Anche io. Sì, grazie. Prego, ciao Aurora, ciao. Allora, prima di partire col primo dolce, la signora che ha chiamato prima ci aveva chiesto spiegazioni sul secondo piatto. Sul secondo, vai. Allora, abbiamo fatto sbollentare le verze in un po' d'acqua, poi abbiamo fatto un impasto con pane grattugiato, un po' di fontina, un po' di asiago e un po' di soresina. Abbiamo messo un po' di pepe nero, un uovo intero, un po' di pecorino, e abbiamo amalgamato un po' l'impasto. Poi abbiamo creato degli involtini e li abbiamo legati con la nostra erba cipollina, che è stata prima sbollentata perché sennò non lega. Poi li abbiamo messi nel forno, però prima di metterli nel forno abbiamo aggiunto del latte e del formaggio pecorino sopra. Li abbiamo messi nel forno a 200 gradi per 20 minuti circa. Tu ricordami quando scattano i 20 sì, minuti? Sì, ma certo, io ho tutto il timer. Io vado in tilt. Io ho il timer incorporato, non avere dubbi. Intanto io direi di partire col primo dolce della serata, che sarebbe? Sarebbe il pane degli dèi. Buonasera. Il pane degli dèi, buonasera, benvenuto, con chi parliamo? Sono quello di prima, Francesco. Francesco, Francesco, ciao, quello che aveva fatto la richiesta di Nino D'Angelo. Tra un po' la cantiamo, Francesco. Sei tu? Visto che mia madre è un po' timida, voleva sapere la ricetta della pignolata. La ricetta della pignolata, sai come si fa? Al mio paese si fa in questo modo. No, se la potevate fare nella trasmissione. L'hanno fatta l'altra sera la pignolata. Gli posso dire come si fa al mio paese, l'originale proprio a tua madre. Vabbè, spieghiamolo intanto. Allora, vai. Praticamente si mettono delle uova in una ciotola e poi sono le uova a prendersi la farina. E deve venire un impasto non duro e né morbido. Quante uova e quanta farina? E non c'è un se uno mette quattro uova, poi quello che si prende la farina, le uova si prendono la farina. Fino a che poi si regola con l'impasto, poi si mette un po' di zucchero e si aggiunge un po' di liquore tipo vermouth. E si fanno delle striscioline e dei piccoli pezzettini. Si fanno dei piccoli pezzettini e si friggono in una padella e poi si mette il miele sopra. Poi c'è chi mette lo zucchero a velo. Quindi semplicissima. Diciamo. E se la pignolata è la cosa più semplice di questo mondo. Va bene, Francesco? Va bene, okay. Auguri per l'Immacolata. Grazie, tanti auguri anche a te e alla tua famiglia. Va bene, Francesco? Grazie. Grazie, ciao, a presto. Allora, per fare questo pane degli dèi... Il pane degli dèi, diamo gli ingredienti prima, brava. Gli ingredienti del pane degli dèi. Due banane, 15 grammi di lievito, 200 ml di latte, 100 grammi di zucchero... Farina quanto basta e cannella quanto basta. Pronto? Allora, con chi parliamo? Questo... Pronto? Sì, buonasera, benvenuta. Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Con Rosita. Cara Rosita, buonasera, da dove ci chiama? Della provincia di Cosenza. È la prima volta che ci telefona? No, altre volte ho chiamato. Ah, cara Rosita, scusami, ma io con i nomi non sono tanto brava. Prego, Rosita. Vorrei fare i complimenti a Christoph. Grazie Rosita, molto gentile. È molto bravo, oltre alla cucina, sa cantare, sa fare tutto, di tutto e di più. Rosita? Sì. Se tu te ne accorgi, quando vengo io, il banco è tutto pieno, vedi? Con bacche, ninfe, tutto. A me piace fare scenografia in cucina, e a te? Sì, anche. Poi è bello vedere cose nuove, mi piace presentare il piatto in questo modo. Anch'io a casa cucino con i petali di rose che mi cadono da sopra dal lampadario. Passo io, ma tu l'hai fatto tutti mai... petali di rose. A proposito rose, di petali di rosa, qualche volta, quando inizieranno le rose, ti faccio delle pastelle con i petali di rosa. Sì, io anche poi quando passo vorrei che qualcuno li lanciasse anche, perché a casa mia sempre, sai Rosita? Chiedi troppo, chiedi di più. Dalla vetola,
della pasta. Ma anche adesso è bellissima, guarda. Sei così fine, così dolce. Proprio, guarda, da quando sei entrata tu è proprio qualcosa di meraviglioso. Cara Rosita, ha grazie. Ragione Rosita, dice sempre la verità, è la verità questa, Rosita. Tu in la effetti pensi così? Guarda, lo dico con il cuore, anche se non siamo ogni tanto, però vi seguo è vero. Sempre. No, ma Simona, guarda, Rosita, è vero. Una nota sarcastica. Simona, sì. Siccome soffro di insonnia un poco, no? Sì. Allora io mi metto pure la notte, alle 4, alle 6, alle 8... Sempre quindi si vede tutti i programmi. Cara Rosita, Rosita, tu sei gentilissima, noi speriamo molto... di tenerti... No, no, io dico la verità. Grazie. Non sono un'ipocrita. Poi vorrei dire a Cristo. Dimmi, Rosita. Cristo, dimmi. Io sono una sorcina. Oh, ah, ecco. Allora sì. Guarda, quale vuoi, quale vuoi? Fatico, allora sai anche il saluto dei sorcini, Rosita? Sai sì. anche fare dire il saluto dei sorcini? Esatto. Qual è? E delle volte c'è il gatto in un bosco. Allora tu devi dire il saluto dei sorcini per riconoscersi. Ciao Ni. Ciao Ni. Quale vuoi cantata? Dai, dimmi. Così poi. Magari. Ah, magari toccasse a me. Questa qua dici? Sì, 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 sì. Allora inizia a cantarla tu, che io, che io proseguo, dai. No, io non ho una voce bella. Come no? Va bene, dai. No, no. Potevi dai, darmi una spinta, no? Capito? Va bene. Magari toccasse a me questa poco tranquillità, magari... Finito. Ma, vabbè, non ti scontare. Cara... Una piccola pillolina. Cara Rosita, noi ti mandiamo un bacio e continuiamo con il pane no, di no, guarda, io. Tra un po' gliela ricanto magari, perché adesso non mi venivano le parole, ti giuro. Abbiamo capito. Se tu, mi davi, se tu mi davi il via, Rosita, va bene, andiamo capito. Con il pane degli dèi, Rosita. Un bacio, ciao. Buone feste. Allora, grazie versiamo mille, grazie. Un po' di latte nella nostra ciotolona. Visto. Ciao. Ciao amore, tutto bene? Sì, ciao Gilda! Da Roma, vero? No, Gilda è di Milano, no, però abita Milano. Il mio paese. Ah, è di Milano, però abita il tuo com'è, paese. Com'è Gilda? Intanto continuiamo a far qualcosa. Hai visto come tutto ti stupisco bene, stasera? Ti stavo guardando lì in preparazione a questo famoso dolce che adesso prepari. Il pane degli dèi. E poi, sì, sì, adesso ti seguo, ti sto seguendo, poi, ho seguito anche i tuoi involtini, la tua pasta. Buoni, prova a farle che sono squisiti. Poi Gilda... Poi più in là, dimmi. Indovina cosa faremo? Che cosa, dimmi? La tela di Penelope. Sarebbe? È una sorpresa. È una sorpresa. Intanto, Christoph, per favore, commentiamo tutti i passaggi. Sì, allora ho messo un po' di latte, un po' di zucchero e giriamo un po'. Grazie, Gilda, cara sei molto Gilda, gentile. Ciao, grande, ciao, bello. Ciao, ciao, cara ciao, Gilda, ciao. Ciao. Allora, latte. Zucchero. Pronta? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Poi mettiamo il lievito. Volevo fare i complimenti a Cristo per grazie. Essere stata la missione. Chi sei, Saverio? No, io sono Giacomo Corrada Monterosso. Ah, Giacomo, sì, grazie Giacomo. Caro Giacomo, ciao, quanti anni ha Giacomo? È piccolino? 10 anni forse. 11 anni, caro Giacomo. Sì. Ti stai divertendo in questa serata? No, ma guarda che Giacomo ci segue tutte le sere. Intanto. Vero Giacomo, insieme a sua madre. Abbiamo aggiunto. Ha aggiunto un po', poco poco di farina. E anche ma poco. Il lievito di birra. E il lievito di birra, sì. Ecco, spieghiamo bene i dolci perché sennò... Giacomo, digli a tua madre di prendere gli ingredienti di questo dolce perché è buonissimo. Sì, li sto già prendendo. Brava, okay. Brava. Noi ricapitoliamo anche adesso tutto ciò che abbiamo fatto così non perdiamo i passaggi. Ciao Giacomo, un bacio. Ciao Giacomo, grazie di aver chiamato. Allora, ricapitoliamo. Sì, allora abbiamo messo un po' di latte, un po' di zucchero, abbiamo fatto sciogliere il nostro lievito di birra. E poi? Adesso abbiamo mettiamo... messo un po' di farina. Pronto, sì. Buonasera, con chi parliamo? Con Giulia da Vibo. Cara Giulia da Vibo, buonasera e benvenuta. Volevo salutare il simpaticone. Buonasera. Adesso buonasera. Cosa stai facendo? Stiamo mettendo le banane. Sei questo... il più simpaticone che esiste. Grazie, molto gentile. Senti, dimmi. Sei bravissimo, nel senso come spieghi. È vero. Spieghi molto spesso. Grazie, molto gentile. È lei che è molto gentile. Grazie. Non so che dirti.